La settimana del buon vivere è l'essenza stessa dell'esistenza. Noi di Decanter, Fede e Tinto, seguiremo attraverso la nostra trasmissione tutte le sere su Radio 2 questa settimana. È 3 anni che veniamo qui e cerchiamo ogni volta di comprendere qual è il livello del benessere per poi tornare dove c'è malessere e dove mettere in pratica tutto quello che impariamo frequentando queste terre. Cosa grandiosa, grandiosa, meravigliosa, emozionante, non so, tutti veramente gli aggettivi più belli, perché veramente questa settimana del buon vivere funziona e adesso inizia una settimana incredibile, ma che è ovvio che con questa spinta, con questo calore, con questo grande abbraccio che abbiamo avuto dalla nostra città, da Forlì e da Cesena, vabbè, tutto è semplice, adesso tutto è facile, tutto è in discesa. Grazie a tutti. La coppia regionale si inserisce a pieno titolo nella settimana del Buon Vivere 2012, perché incarna effettivamente tutti quelli che sono gli elementi non solo di questa edizione, ma le edizioni di questi 3 anni. Primo fra tutti l'inclusione, la pluralità, la partecipazione. Oggi veramente c'era un palco coloratissimo con tante esperienze, delle idee incredibili su quello che è il modello cooperativo e di quello che è il tema clou della settimana, che è il bene comune, ossia il noi, il lavorare in comunità, e il prospettare un futuro, per quanto fragile, che se trasportato insieme può diventare un futuro migliore. Quest'anno la rete regionale Bella Coppia non poteva mancare l'anno internazionale della cooperazione. Abbiamo bisogno di coinvolgere i ragazzi, abbiamo bisogno di ascoltarli, abbiamo bisogno di farli esprimere, ne sanno e ne vogliono e vogliono dirle le cose che sanno, specialmente nell'ambito della settimana del buon vivere, in cui il payoff ci ha immediatamente folgorato, insomma, fragile, trasportiamo futuro, era il nostro motto. Una cosa si può dire, se già solo uno nella sua gestione quotidiana annuale della vita personale rinunciasse, che ne so, una volta a settimana all'autovettura, già avrebbe fatto del suo, quindi un buon vivere potrebbe essere un po' meno di auto, dai. Risparmiare prima di tutto energia e cercare di conservare quella che si ha, dunque costruire diversamente e in un secondo momento anche approvvigionarsi di energia in maniera rinnovabile e non con le energie che si esauriscono perché inquinano e poi soprattutto finiscono. Thank you.
quest'anno abbiamo fatto multilingue. I gruppi hanno superato i miei migliori aspettative in assoluto. Salto fuori di 7 gruppi è una cosa straordinaria. 5 gruppi su 7 parlano moltissimo come evitare o ridurre solitudine nella città. I gruppi non erano collegati fra di loro, quindi un campione statistico molto interessante. Buon vivere è tempo, avere tempo. Sono per avere il giusto tempo per ogni cosa, dare ad ogni cosa il valore che ha. Buon vivere significa non avere fretta, non anteporre le cose urgenti alle cose importanti, dare una cura e un'attenzione a chi la richiede, fare un buon lavoro, essere in pace con se stessi rispetto alla propria funzione pubblica, diciamo. Per i giovani il buon vivere è tutto da conquistare. E i giovani hanno una grande responsabilità, io penso che se lo debbano prendere, lo debbano pretendere il buon vivere. Sono molto fiduciosa e sono anche abbastanza ottimista che le risposte a questa crisi verranno dalle buone idee e le buone idee verranno dai giovani e si imporranno. Beh, la cultura è tutto, tutte le opere che noi chiamiamo di cultura, che siano d'arte, che cosa raccontano alla fine? Raccontano storie di uomini. È un fattore di sviluppo nel senso più stretto del termine, però è anche sviluppo in un senso più pieno e quindi produce quel bene immateriale che è la coesione sociale. Ancora più grave è la crisi sociale che produce, come è stato detto in questo convegno, una straordinaria e negativissima frammentazione sociale. E allora la cultura oggi deve essere lo strumento per realizzare la coesione sociale. Ma io parto da un presupposto laico. Laico è un termine molto bello perché deriva da laos, popolo. Quindi siamo tutti appartenenti al popolo dell'umanità. Come diceva Terenzio, sono uomo e non c'è nulla di umano che non possa vedermi interessato. E noi sappiamo poi che la cultura o è umana o non è cultura. Ci ritorno apposta perché e qualunque cosa si faccia qui si viene via sempre col sorriso. Io sto proprio bene qui, sono proprio felice e penso che è una cosa come la settimana del buon vivere, no? Poteva succedere solo qui. E il buon vivere è il star bene, e saper dare allegria e felicità agli altri. È più facile vivere qua, il cibo è fantastico storicamente. La gente si parla, si dice buongiorno, non c'è questa frenesia di girare a testa bassa il lavoro, i soldi, le cose qui. Viene prima la vita qui, poi tutto il resto. Questo è il buon vivere. E spesso e volentieri parte dalla tavola.
credo che la Romagna sia un territorio di grandi eccellenze, perché come anche nel buon vivere è una questione di cultura. E venendo alla settimana del buon vivere, alla quale mi è piaciuto subito come iniziativa aderire, perché proprio rispecchia l'anima che abbiamo dentro. Questo è un po' il buon vivere. Sapere anche mangiare bene, ma sapere da dove proviene il prodotto che stiamo mangiando, il che significa fare cultura, ma anche cultura. Per me il buon vivere è la fortuna di chi si può permettere di frequentare chi gli pare, e nel mio caso il buon vivere è prendere la barchetta e andare a far finta di pescare i pagari tra il Tino e la Palmaria. Per me, che sono con gli attacchi di panico, con l'ansia, c'ho tutto, è uno di quei momenti dove mi rassereno un po' col mondo e credo che esista qualcosa, non so che cosa, ma esiste. Buon vivere, la sicurezza stradale è la prima delle minacce per la famiglia, per i nostri giovani. Come ci può essere un buon vivere quando si ha un familiare che riporta lesioni importanti, tragiche? Ogni 4.000 morti che ci sono in Italia in un anno, cioè mediamente, sono mediamente 20-25.000 feriti gravi. Allora vuol dire che 250.000 italiani all'anno hanno la vita trasformata dalla strada. Io sono convinto che gli uomini sono molto meno cattivi di quello che si pensa, però se a volte emerge in loro la diffidenza, l'inimicizia, è perché non praticano la prossimità. Se noi non accettiamo questa prossimità, noi non siamo portati né all'accoglienza né alla bontà, ma siamo portati al pregiudizio, alla diffidenza e soprattutto alla paura. Ma il buon vivere è una vita che sia umanizzata e umanizzante. Quando questo avviene nel quotidiano, è veramente ciò che rende che l'uomo sia più uomo, ed è sufficiente anche per le religioni. Troviamo versi che invitano all'accoglienza dell'altro e all'ascolto dovunque. È una perversione proclamare lo scontro, perché nel cosiddetto Antico Testamento, cioè quella che noi chiamiamo Torah, viene dichiarato che la matrice dell'umanità è unica. Questo è stato fatto per la pace, perché nessuno possa dire al suo simile: il mio progenitore era meglio del tuo. Individuare un tema come quello del buon vivere, trovo che sia stata veramente un'intuizione geniale, perché è un tema su cui tutti noi ci dovremmo interrogare. Si è toccato, come dire, il nucleo più delicato, nel senso che, per esempio, il dibattito che affronteremo stasera riguarda proprio il dialogo tra le religioni, no? Che naturalmente è l'essenza del buon vivere, il nucleo centrale del buon vivere, cioè la coesione sociale, la capacità, la tolleranza, la capacità di riconoscere le ragioni degli altri.